Allora, dopo ricordiamoci che comunque abbiamo accennato nella piramide alimentare, cosa sottolineare, lo diceva anche lei, i carboidrati vanno bene, poi tutte le verdure e La quant'altro, e frutta. la frutta, eccetera, ma un pochino di dolce ci può stare. Ci sta. Nella piramide il dolce è in cima alla piramide, quindi noi dobbiamo riscoprire il senso del dolce come alimento della festa. Se lei pensa bene, una volta il dolce si mangiava a Natale, a Pasqua, si mangiava la domenica, la mamma faceva la torta Sì. e noi eravamo abituati a avere questo dolce ricompensa che è anche una gratificazione. Poi se vuole le spiego anche dal punto di vista neuropsicologico perché è una gratificazione. Qual è la situazione oggi? Che oggi noi mangiamo mai il pane, che dovremmo mangiare tutti i giorni, e i dolci industriali, merendine, tutti i giorni. Per cui arriviamo per esempio a Natale che siamo stanchi di mangiare il panettone e non ci interessa più. Quindi abbiamo perso, e i nostri bambini hanno perso, il dolce come alimento della festa. E le dirò anche un'altra cosa. Perché il dolce ci dà questa serenità, ci gratifica? Perché lei deve sapere che quando un bambino è nella pancia della mamma, i 9 mesi che è dentro al grembo materno, lui sta molto bene, è nutrito attraverso un tubicino che gli porta tutto quello che gli serve, il cordone ombelicale, è in un materasso ad acqua, liquido amniotico, è in un ambiente silenzioso, è riscaldato a costante temperatura corporea, 37 gradi, e sta bene. Poi arriva il momento della nascita. E la nascita è un momento traumatico, noi non ce lo ricordiamo, ma come la morte, l'alfa e l'omega della vita sono dei traumi. E cosa succede alla nascita? Che improvvisamente questo bambino che era lì, sentiva il battito della mamma in un ambiente silenzioso, viene espulso fuori. È in una camera, la sala parto, rumorosa e fredda per lui, perché da 37 passa a 24 gradi. Gli tagliano il tubicino che gli portava il mangiare e soprattutto non sente più il battito della mamma. E questo per lui è abbandono, è dolore, è disperazione. Infatti, cosa fa un bambino quando nasce? Piange, piange disperatamente. È un buon segno perché vuol dire che è vivo e vitale. Che cos'è che lo mette tranquillo? Quando l'ostetrica lo prende e lo appoggia sul grembo della mamma e si attacca al seno. E che cosa sente quando si attacca al seno? Il dolce del latte materno. E noi siamo geneticamente programmati per riconoscere quel sapore. Gli altri sapori impariamo a conoscerli dopo, ma il dolce è già programmato. E noi associamo il dolce alla mamma, alla tranquillità, alla sicurezza, sono tranquillo. Questo ce lo portiamo tutta la vita. E anche più avanti negli anni, quando siamo un po' tristi, arrabbiati, depressi, ci mangiamo una fetta di dolce e siamo tranquilli. Però attenzione, se questo diventa una dipendenza, se questo diventa una assuefazione, diventa anche una dipendenza psichica, psicologica, negativa, perché ci porta un danno. Quindi dobbiamo riscoprire il dolce come alimento della festa. E se possibile, torniamo a dei dolci, per esempio, la torta di mele. Ma dove la trova più nelle pasticcerie? Oggi trova dei dolci con semi lavorati, raffinati, zuccheri anche qui ad altissima velocità, mentre una bella torta di mele fatta col burro, con l'olio d'oliva, le mele che sono un frutto, ecco, fatta come ci faceva, i dolci di una volta, i grandi chef riscoprono i dolci di una volta. E quindi se tu mangi questi hai emozioni, hai ricordi e hai un consumo intelligente del dolce. Perfetto, quindi questo è importantissimo. E per quanto riguarda invece gli integratori, perché Sì. molti dicono che comunque la nostra dieta è frettolosa, il classico tramezzino a pranzo veloce, caffè la mattina, tiri fino a mezzogiorno, per La cui frutta non la nella mangio, ma frutta. prendo la pillola. Esatto. Esatto. Come Ecco, allora funziona? diciamo subito che intanto il mercato degli integratori è esploso in Italia, come in molti paesi d'Europa, e noi assomigliamo molto agli americani che prendono un sacco di pillole. Oh, mamma mia. Allora, noi dobbiamo primo pensare che gli integratori non possono sostituire una sana alimentazione. Perché, per esempio, l'effetto anticancro che c'è nel mangiare frutta e verdura non lo puoi ricostituire con un pillolone. Perché se io prendo anche le vitamine della frutta e verdura, le metto in una pillola, non hanno più l'effetto anticancro, perché è la matrice alimentare che dà questo effetto. Quindi, prima cosa, lo dico anche alle mamme, a chi ha dei figli piccoli, non pensate di, vabbè, non mangia la frutta, gli do la pillola. La pillola non può sostituire la frutta e la verdura, anche sul piano educativo. Dopodiché, ci sono delle situazioni in cui effettivamente gli integratori possono essere utili, ce ne sono di tantissimi tipi, però attenzione perché la normativa italiana è carente su questo campo, nel senso che se io faccio un farmaco, il Ministero della Salute controlla i miei prodotti e verifica che quello che io scrivo nel bugiardino sia effettivamente contenuto nella pillola. Se io faccio un integratore, basta solo che io notifichi al Ministero cosa voglio mettere dentro, ma nessuno verrà mai a controllarmi. Le faccio un esempio. Il cranberry o mirtillo rosso americano è molto utile nella prevenzione delle cistiti. Un ricercatore di Parma si è preso la briga di andare ad usare 80 tipi di cranberry per vedere quanto contenevano nelle pillole. Si andava da 0 a 100. Allora lei capisce che quando prende un integratore che non contiene il principio attivo,
prendo una cosa che non serve a niente. Questo è il mondo degli integratori. Quindi gli integratori, oggi molti pazienti ci chiedono: dottore, non voglio medicine, mi dia un farmaco naturale, mi dia un prodotto erboristico. Ok, attenzione però, perché devi scegliere prodotti che abbiano alle spalle delle aziende molto serie e devi tenere presente che l'indicazione va data da un esperto, da un medico, perché ci possono essere effetti dannosi. Faccio un esempio. Io avevo un paziente che lavorava in una piattaforma petrolifera, un salutista sempre in palestra, che prendeva un grammo al giorno di vitamina C. Perché dice la vitamina C è importante, certo, mi aiuta contro l'influenza, i raffreddori. Bene, un grammo di vitamina C al giorno può essere cancerogeno. Allora noi abbiamo bisogno di 50 mg, 60 mg di vitamina C e va bene, li prendo con la frutta. Se voglio un integratore, prenderò un integratore che ha altri 100 mg, ma non posso arrivare a un grammo di vitamina C perché altrimenti nel polmone, in ambiente aerobico, l'azione antiossidante diventa ossidante e quindi molto pericolosa. Quindi se prendiamo delle vitamine, prendiamole come integrazione della normale alimentazione e a dosaggio RDA, cioè a dosaggio giusto, quello il fabbisogno giornaliero, non 10 volte tanto. Ecco, poi voglio dire comunque che gli integratori danno delle grandi possibilità, perché per esempio lei pensi a chi ha il problema del colesterolo alto. Una volta c'erano solo le statine, farmaci che erano utilissimi, che hanno dato grandi risultati, che hanno permesso di abbattere la mortalità cardiovascolare, ma che avevano anche qualche problema sul muscolo e sul fegato. E allora oggi se hai un ragazzo giovane di 30 anni che comincia a avere il colesterolo alto, prima di dargli un farmaco per tutta la vita, puoi pensare a dargli un integratore. Il Monascus, per esempio, che è il riso rosso fermentato, ha degli effetti potentissimi sul colesterolo. E noi lo utilizziamo. Riso rosso fermentato. Sì, si chiama Monascus purpureo, monacolina è il principio attivo, e ha delle azioni molto potenti sul colesterolo. Anche il bergamotto ha azioni potenti sul colesterolo. Ma anche qui bisogna scegliere i prodotti, perché, attenzione, una volta c'era un'azienda che faceva il Monascus, c'è ancora oggi, ci sono 80 aziende che fanno il Monascus, e addirittura dai 3 mg si è passati a 5, a 10 mg. La qualità della materia prima, la titolazione sono molto importanti e quindi l'esperienza di un medico che osserva il trattamento in vari pazienti può essere fondamentale. L'autoprescrizione, che è possibile, certo, perché lei può andare a prendersi al supermercato o in farmacia con l'autoprescrizione. Questo è un limite degli integratori. L'autoprescrizione secondo me può essere pericolosa e quindi bisogna affidarsi a persone esperte che ti danno i consigli giusti. Perfetto, siamo in chiusura. Solo una cosa, i nutraceutici cosa sono? Due secondi riusciamo a dirlo. Sì, i nutraceuti sono qualcosa che dovrebbe integrare la normale alimentazione. Oggi va molto di moda e sono molto interessanti, forse ne parleremo un'altra volta, i functional food. Per esempio, le dico due cose, i germogli. Bene, i germogli sono dei potenti cibi che sono molto ricchi e molto eccedono facilmente i nutrienti. Faccio un esempio. Lei sa che i vegetariani hanno il problema un po' del ferro, perché il ferro vegetale non è molto biodisponibile. Bene, nel germoglio di ceci la quantità di ferro è aumentata di 300 volte e la sua capacità di essere assorbito, questo ferro, dei germogli è molto più alta. Quindi, per esempio, questo mondo dei germogli è molto interessante per la nostra alimentazione. Functional food. Perfetto, quindi questo è importantissimo. Dottore, l'avremo nuovamente, speriamo, nostro ospite, perché le cose che ci racconta sono interessantissime. Grazie. Voi fate una cosa importante, perché fate cultura alimentare corretta, e in questo mondo di disinformazione programmi come i vostri sono utilissimi perché la gente sappia orientarsi in maniera corretta sull'alimentazione. Assolutamente. Mi complimento con voi. Grazie dottore, ringraziamo il dottor Pierpaolo Pavan, medico nutrizionista, speriamo di essere stati chiari. Voi comunque scriveteci se avete dubbi, perplessità, e naturalmente avremo occasione di, con la sua disponibilità, di averlo ancora ospite per approfondire altri temi, perché veramente c'è tantissimo da dire, da raccontare e soprattutto da sapere. Grazie ancora, grazie, buon proseguimento, a domani. Arrivederci.